da sogni. Open space o terrazza panoramica? Cabina armadio o garage di lusso? Stile minimalista o gusto eclettico? Perché scegliere? Prendi tutto! Arriva la nuova stagione di MTV Cribs Italia! Oggi siamo tornati a trovare Giulia Salemi nella sua nuova casa milanese. Bentornata MTV, ti sono mancata? L'influencer italo-persiana da milioni di follower, successo dopo successo, sta proseguendo nell'inarrestabile corsa da self-made woman. Inizia MTV Cribs Italia! Buon vento, bentornata MTV, ti sono mancata? Welcome, welcome. Ovviamente non ti posso fare il home tour in accappatoio. Cosa scegli? Grigio o nero? Nero! Hai detto nero? Buon gustaio. E voilà! Fit check, com'è MTV? Ti piace il mio look? Sapete che la mia preferita da sempre è la regina del marketing, aka Kim Kardashian. Quindi per voi oggi, in suo onore, uno dei suoi abiti, perché io sono vittima del marketing, e un tacchetto, perché ovviamente chi è che non sta col tacco in casa? E noi siamo vittime dello stile di Giulia Salemi. Amo le candele perché da quando sono piccola mia mamma, essendo iraniana, murava, riempiva ogni angolo della casa con queste candeline, soprattutto le candeline bianche, perché dicono che scacciano via l'energia negativa, e quindi da lì questa cosa l'ho portata: candele e incensi. Brava mamma Fariba, le candele sono un evergreen. Allora abbiamo qua la Maria madre di Gesù, quindi il rosario, perché io sono molto credente. E abbiamo allo stesso tempo il Corano. Sapete che in Iran sono musulmani, io ho questa doppia cultura, credo che ci sia un unico grande Dio, e questo è il Corano all'interno di questa bustina che è piena di occhi del malocchio, in Iran è pieno. Guardate, e questo apposta si mette sempre proiettato verso la porta, perché appena uno entra, tac, occhio riflesso. Poi c'è questo ariete magico. Tutte queste sono monetine, infatti vedete la stampa, e anche questo deve essere sempre rivolto verso la porta, ed è un grandissimo portafortuna. E porta, se c'ha le monetine, cosa porta? Grazie a Giulia Salemi, superstizione è il nuovo hashtag in tendenza. Poi abbiamo sempre porta soldi, questo melograno che ovviamente è secco e dura per sempre. Direttamente da Napoli un peperoncino, il peperoncino va sempre regalato. Ma non è un cornetto. Per concludere, visto che sono superstiziosa, non mi bastava la travel size, io c'ho la maxi size. Tin, tin. Ah! Si deve asciugare. Ovviamente devo scattare una Polaroid per ricordarmi di questa giornata insieme a te, MTV. Il fascino della pellicola. Ma una foto senza dedica non vale. Ogni volta che io ho cambiato casa si sono aperti nuovi capitoli della mia vita. All'inizio vivevo veramente in un posto assurdo con 10 ragazze ed è stato un capitolo della mia vita. Poi un mio amico mi ha ospitato da lui, è stato un altro capitolo. E poi MTV, c'è la casa che hai visto, che è la scorsa casa, ma sono onesta, ci stava un po' stretta. Allora poi abbiamo scelto di venire qua, ma noi siamo come degli uccelli, migriamo di cielo in cielo. Rende la metafora.
MTV mi sono messa comoda ormai una certa. Allora, l'ultima pola che ho fatto è questa al compleanno di Bianca Balti e voglio farvela vedere per farvi capire com'è Bianca Balti a 40 anni. Dove si mette la firma per essere così? La prenotiamo per la prossima stagione, così ce lo spiega. Abbiamo queste, sono quelle di Sanremo di quest'anno. Io ormai una ragazza devota alla musica. Ci regali un dietro le quinte del festival? Dunque, Joliet è un cucciolo di panda, è super super timido, l'ho amato follemente. Emma mi disse: la gente pensa che io sia una stronza, ma in realtà sono la più buona di tutte. Ed è stata molto carina. Mr. Rain, vabbè, siamo amici, lo adoro. Annalisa, ho amato Annalisa con questa calzarete, capito? Carica la ragazza. Secondo me, se vedono tutte queste foto, pensano che io sia una stalker. Cucù MTV, benvenuta nella stanza del peccato. Amiamo questa stanza, io e Pierpaolo, perché è il nostro nido. E ci siamo fatti questa promessa che quando chiudiamo la porta della camera, stop al telefono, comunicazioni, social, telefonate, Instagram, TikTok. Infatti non c'è neanche la televisione, questo è il nostro momento dell'amore e della lettura, ormai noi intellettuali. Una vera e propria no wifi zone. Secondo te ti viene normale avere un... Guarda quante mascherine ho. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. No, vabbè, questo me l'ha regalato mia mamma. Che ridere. Questo serve per il doppiamento. Ce le inventiamo tutte. Un'altra maschera. Quanto eravamo? Sei. Sette, otto, nove, dieci. No! Dove era finita? Vedi? MTV, benvenuta nella mia cabina armadio. Benvenuta nella stanza del peccato. MTV, benvenuta nella mia cabina armadio. Qua abbiamo un mix and match, sono onesta, sono un po' disordinata io. Per te, prima che arrivassi, ho messo tutto a posto, quindi abbiamo indicativamente abiti neri, camicie, maglioni, maglioncini colorati. Giulia Salemi, ambassador della filosofia del riordino con Mari. Sono piena zeppa, ho 70 varianti di chiodi. Per me il chiodo è il mio, diciamo, must, sempre. Sia che sia un abitino corto. Ecco, su questo abitino io metterei un chiodo. Per esempio questo ci abbinerei. Sta troppo bene perché il chiodo completa il look, cioè lo sdrammatizza, lo rende subito un po' più cattivo, un po' più cool. Il chiodo è sempre il chiodo. Allora, sono piena di gioielli. Più o meno costosi, ma per me quelli che hanno un valore più grande sono questi due. E sono quelli che mi ha regalato mia nonna. Due situazioni diverse. Questa me l'ha regalato per il mio 30° compleanno. E questo è l'ultimo regalo che mi ha fatto per il mio compleanno di quest'anno. Questa collana, che ha appunto tutte delle stampe arabe, perché se vedi MTV è arabeggiante, gliela regalò proprio mia mamma. E mia mamma gliela prese in Iran. Questi due, adesso che sono diventata molto più brava e responsabile, li porterò per sempre con me.
Ogni ragazza ha un migliore amico, ma il mio è speciale perché mi salva in ogni emergenza Luke e tra poco MTV lo conoscerai. Adesso hai creato un hype davvero importante. MTV, sei pronta? Allora, è qui la festa? Buongiorno! Io ho sentito problemi, odore di problemi. Ed eccoci qua. Emergenza moda. Emergenza moda e la moda arriva. Bravo amore, vedi? Allora, visto che non so qual è il tuo umore, ti ho portato un po' di tutto. Brava, abbondare è meglio che deficere. Vediamo di che umore siamo oggi. Andiamo? Via. Welcome to the future. Ho bisogno. Evento in giardino. Bello, comunque carina, scicchettosa, ma daily. Evento Fashion Week e cena date con Pierre. Con cosa iniziamo? Io inizierei con un bel evento in giardino. Vai, moda. Allora, partiamo con un bel abito sotto veste con incrocio dietro in seta stampata. Vai, vediamo questo primo look. Wow. È molto carino, un abito a sirena sottoveste con uno spacco laterale, però sdrammatizzato con una sneakers e il tocco e la calzettina bianca. Spacco e sneaker, le S che sdrammatizzano la moda. Cambio? Allora, adesso invece pensiamo alla Fashion Week. Esatto. Ok. Allora, io partirei con un denim, visto che è da giorno. Il pantalone invece che stretto lo farei un pochettino più... Che sai che io stretti non li metto, li odio. Il cosiddetto boyfriend. Io boyfriend sempre. E con... i bustini, sono nella mia era di bustini. Esagerata. Penso che questo è il mio preferito, perché io amo il denim. Beh, poi adesso in super trend. Io farei l'ultimo tocco finale, una borsa super preziosa da portare rigorosamente così. Ah, capito? Perfetto. E l'occhialata. Un'occhialata un po' futuristica. Gli accessori nella moda non sono per nulla degli optional. Welcome to the future. Last but not least. Io ho pensato a questo toppettino, un po' crop, visto che è di super tendenza, col collettino a camicetta così. Facciamo vedere un po' l'ombelichino. L'addome che non c'è. L'addome è bellissimo. Una gonna lunga ma comunque bella attillata sexy e una bella mula alla fine, così la puoi anche lanciare in un momento di particolare affetto nei confronti del tuo bellissimo ragazzo. Attenzione alle borse in volo per Milano. MTV, stavo ordinando la scarpiera per te, ma sei arrivata in anticipo, quindi fino a qua l'ho ordinata. Qua manca. Apprezziamo comunque l'impegno. Ti faccio vedere tre miei modelli preferiti. Questo è uno. Décolleté, cattivissima, super punta, perché è super trend di stagione, è la punta cattiva. Tacco 15. E anche il tacco non sembra tanto simpatico. Questa me l'ha regalata Pier per San Valentino, quindi un sandalo bellissimo, elegantissimo. Ti faccio vedere una scarpa che ho da un sacco di anni. Le prime scarpe di marca che mi sono presa e sono queste due. I regali per se stessi sono sempre i più belli. MTV, benvenuta nel paradiso. Questa è la mia stanza preferita. Guardate già come cambio voce, perché per me è un'oasi. Nel deserto del make-up milanese c'era un'oasi ambitissima, in cui lo struccante è solo un lontano miraggio. Dove ho tutti i miei prodottini, le mie cremine, i miei trucchi, anche perché la mia passione più grande è skincare e make-up e non è mai abbastanza. Questi sono solo alcuni dei miei trucchi e ho già fatto un mega declatterone. Li avevo un tempo sistemati, fondotinta, correttori, blush, gel sopracciglia, matite occhi, matite labbra, ferre, conturi, cipria, mascara, gloss, lip oil. Cosa c'era dopo correttori? Per farti capire la mia ossessione, questi sono alcuni dei miei gloss. No, tu MTV mi devi dire, io in quale vita finisco tutti questi? Quelle dei gatti dovrebbero bastare. A
gallette di riso con cioccolato fondente. Allora, è qui la festa? Andiamo? Via! Allora, MTV, devi sapere che io ho un'ossessione per una delle tante. Una delle tante per skincare, make-up, cioè sono ossessionata non solo con il mio lavoro. Alcune me le regalano, ma io vado a comprare perché sono pazza. Ma che compri? Ma va, ma non è vero. Non ragazze, è ma le mandano i camion, i non camion. Non è vero, falsa. Simona, sei falsa. Però no. Vi devo dire che io gliele rubo. Questa è una cosa che accomuna me e Giulia, la skincare. Passiamo le ore a non solo a parlare di skincare, ma anche proprio a farla. Questo, quando io vengo qua, noi praticamente passiamo la maggior parte del tempo all'interno di questa boutique. MTV, io non invito più Mattia. Una volta, prima di partire per Miami, l'ho invitato. Ha dormito qua col suo fidanzato. Praticamente ha iniziato, ha messo le sue dita in tutti i barattoli. Ma poi andava a vedere, più era costosa, perché poi se ne intende. Dopo lì ne affondava due. Esattamente andava questa. A raschiare, sì. Giù con le mani. Scherzi a parte, tutti vengono a fare shopping, mi dicono cosa serve. Infatti, adesso inizierò. Allora, io ho bisogno di un tonico, perfetto, e questo. Questo perché comunque lo usavo anche quando abitavo in America ed è pazzesco perché è come avere un filtro Instagram. Ciao MTV! Ma Mattia, hai dimenticato il blush! Matti! Oh, sei ancora qua? Io stavo facendo uno snack, una delizia, gallette di riso con cioccolato fondente. Uno snack poco invidiabile per una linea invidiabile. Benvenuta nella mia cucina. Allora MTV, ti devo confessare, non sono proprio un amante della cucina. Ci ho provato, ma sai quando una persona è negata? Ecco, io sono negata. Io vengo qua per bere il caffè e per non farci mancare niente. Non abbiamo una macchinetta, ma una e uno, due macchinette, così se non mi vedeste già bella agitata, pam pam pam! Dopo il doppio lavandino in bagno, è tempo delle due macchinette da caffè in cucina. Io appena mi sveglio, mi lavo la faccia, eccetera, vado in sala e prendo prima fermenti lattici, cappuccio di mandorla, oppure i miei biscottini. La tristezza, guarda. MTV, ti porto nella cassaforte di casa. Che, come vedi, non è mai molto piena. Cosa non può mai mancare? I kiwi. I kiwi la mattina. Fermenti lattici. Importante, perché questa combo... latte di mandorla, succo di mirtilli, albume d'uovo, broccoli, la mia verdura preferita. Pensa che da piccoli non li mangiavo, non so perché. Patata dolce, sai che la patata dolce io un po' mi vanto, dico che l'ho scoperta io. Non l'ho scoperta io, però insomma l'ho resa popolare. Esiste la patata dolce prima di Giulia Salemi e la patata dolce dopo Giulia Salemi. È finito il frigo. MTV, benvenuta nella mia terrazza. Come vedi, abbiamo fatto un bel glow up rispetto alla scorsa casa. E quindi brindo alla tua con questo bel rumore di tram che è classico milanese. Cin! Un bagno che è anche una boutique, due amici travolgenti, una terrazza nel cuore di Milano. Giulia Salemi ha riaperto le porte di casa a MTV.
Tra consigli di stile e un frigo decisamente healthy, l'influencer e conduttrice TV ha svelato la parte di sé più vivace e sempre pronta al cambiamento. E se ci fosse un nuovo trasloco? Beh, noi siamo pronti a tornare! MTV, hai visto la mia scorsa casa, hai visto questa, chissà se ce ne sarà una prossima, sarà la prima che chiamo. Però adesso si è fatta una certa, quindi la festa s'acabò.